In particolare ringraziamo i nostri due ospiti di oggi, il sindaco di Potenza Vito Santarsiero e il sindaco di Bitonto Michela Baticchio. Grazie davvero per aver accolto il nostro invito a questo pomeriggio che per noi più che un pomeriggio di semplice convegnistica è un pomeriggio di formazione, per tutti coloro che partecipano ai nostri seminari, formazione e confronto su temi che dovrebbero essere particolarmente vicini a chi immagina la politica più che come una semplice forma di esercizio del potere, come invece un processo di crescita e di democrazia per tutti i soggetti che ne sono coinvolti. Saluto tutti i presenti, in particolare saluto il sindaco di Bineto, Vito Siciliano, che segue i nostri percorsi da diversi anni. Insieme a lui abbiamo costruito anche un percorso formativo nel suo comune e ha accolto l'invito a confrontarsi con noi in questo pomeriggio su un tema che per noi è essenziale: il ruolo della città e il ruolo di ogni persona all'interno della città, a partire dagli amministratori fino all'ultimo dei cittadini. Introduciamo il dibattito di questo pomeriggio con un video davvero interessante che ci presenta Don Rocco. E qui passo, partendo dal video che abbiamo appena visto, forse sarebbe anche il sogno di tutti i sindaci avere la possibilità di ricostruire la propria città quasi su una pagina bianca, e invece molto spesso dovete fare i conti con una realtà molto difficile. E allora la prima domanda è proprio questa: se appoggi il microfono non parte l'antenna, quindi non si sente. La prima domanda è proprio questa: cioè lo scarto che c'è tra la città che avete sognato all'inizio del vostro impegno politico, all'inizio del vostro mandato, e la città invece che avete sotto i vostri occhi, qual è la distanza tra queste due immagini e a che punto del lavoro siete? Iniziamo con il sindaco Baticchio. Grazie. Io sono sindaco, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Io ho avuto modo di notare l'attività dell'associazione e dei suoi protagonisti, quindi non mi dilungo nel commentare perché ovviamente risulterei pedante, quindi vado subito a non solo la questione. Io sono sindaco da un anno e mezzo e sono sindaco di una città che urbanisticamente ha fatto delle scelte che non ho mai condiviso, scelte che ovviamente restano, quindi che bloccano un po' lo sviluppo delle aree verdi al centro, che hanno congestionato le strade, che hanno chiuso il centro antico in un margine periferico che ne ha sempre bloccato lo sviluppo e la rigenerazione che invece stiamo riuscendo finalmente a sbloccare. La città che ho sempre sognato è una città che quindi non guarda le costruzioni, quindi non aggiunge e toglie nulla, perché sapevamo immediatamente in campagna elettorale che non avremmo potuto cambiare il cuore della città, ma soltanto cercare di valorizzarlo, di far uscire lo spirito vero, lo spirito reale, ed è dal centro antico che stiamo ripartendo, convincendo tanti ragazzi ad investire nel centro antico, quindi a rigenerarlo, ad occuparlo e a togliere spazi alla cosiddetta malavita locale che ne aveva preso quasi dello sguardione la proprietà su strade e quartieri. Quindi la città ideale ovviamente non l'ho realizzata in un anno e mezzo, però i primi passi incoraggianti li ho visti. Sono sicuro che alla fine del mio mandato non avrò la mia città ideale, ne ero sicuro anche in campagna elettorale, però volevo lasciare il mondo un po' migliore di quello che ho trovato. Penso che qualche passo in più lo stiamo facendo e spero che il mio successore, chiunque sia, avrà più terreno fertile di quello che ho trovato io. Bene, anch'io devo ringraziarvi per l'invito, sono davvero onorato di essere qui con voi, la vostra associazione è assolutamente meritoria per tutta l'attività che sviluppa per questi momenti di formazione, momenti particolarmente importanti e significativi
in una società in crisi e in un sud che vive momenti drammatici. Complimenti a voi, al vostro presidente, al dottor Rocco D'Ambrosio. Il tema che trattate è un tema di straordinaria attualità, è un tema che ha molto a che fare con il futuro dello stesso paese. Contrariamente che al collega sindaco di Bitonto, io sono invece alla fine della mia esperienza da sindaco, sono alla fine del mio secondo mandato, a maggio si vota a Potenza, io divenni sindaco nel 2004 e per la verità mi accingo a vivere un'altra esperienza nella mia regione, si è votato due mesi fa del regionale, sono stato eletto consigliere regionale, potrò portare questa lunga esperienza di amministratore locale in seno ad una assise che ha grandi responsabilità per i processi di crescita e di sviluppo del territorio. Parlate di città, i filmati mi hanno molto colpito, c'è un filo conduttore che li lega a mio parere. I bambini non individuano un centro, ci sono soltanto le periferie. Quasi a lanciarci un messaggio per comprendere bene i problemi di una comunità e di una città, al di là del valore, condivido assolutamente la valutazione del sindaco di Bitonto sul valore storico, sul valore identitario di un centro storico assolutamente da tutelarsi per consentire ad una comunità di potersi identificare nella propria storia, nel proprio passato, nei suoi valori, ma per comprendere una comunità bisogna andare nelle periferie. Bisogna andare nei luoghi dove si soffre, quei luoghi non riconoscono il centro, non riconoscono i luoghi calmi, i luoghi dello sperpero, i luoghi che vengono associati ad altro. D'altronde ogni volta, credo che possiamo dirlo, Don Rocco, che la realtà la si è guardata dalle periferie, sono successi sempre profondi cambiamenti. In fondo, il nostro Signore nasce in Galilea, in una terra di confini, non nasce al centro, non nasce in una grande realtà centrale. Quindi un primo straordinario messaggio che ci viene. Partire per costruire una città che è in grado di rispondere alle esigenze vere della propria comunità, una città che sia in grado di essere una città in sintonia con la sua popolazione, partire dalle periferie, partire da questi luoghi. La mia esperienza di sindaco è stata molto segnata da questi aspetti. La mia è una città che pure avevo ereditato con una situazione urbanistica estremamente grave e caotica, come spesso succede nei nostri paesi e come spesso succede nella nostra Italia, che ancora vive di una legge urbanistica nazionale datata 1942, una legge che è stata approvata prima della Costituzione, una legge che ha determinato danni enormi ai nostri territori, una legge che ha determinato la rendita fondiaria con tutto ciò che ha causato nelle nostre realtà comunali con i regolamenti urbanistici e quant'altro. Il regolamento urbanistico che abbiamo approvato a Potenza è stato rivoluzionario, un regolamento urbanistico che finalmente rispetta la città pubblica. Il comune prima era il comune che si faceva carico delle intere opere di urbanizzazione dei comparti edilizi e pagava anche i suoli della città pubblica, le strade, i marciapiedi, il verde ed altro. Questa è stata la prima rivoluzione. Chi costruisce si fa carico di tutte le opere di urbanizzazione a proprio carico, le appalta prima e dopo ha la prima concessione edilizia del primo immobile e cede gratuitamente tutte le aree al comune, fino al 60-70%. Questo ci ha consentito di poter avviare un programma di edilizia sociale che è il fiore all'occhiello di questi miei 10 anni, a me il primo sindaco ovviamente. 1000 alloggi di edilizia sociale messi in campo in una città che viveva ancora il dramma di una periferia dove erano ubicati e dove sono ancora ubicati centinaia di prefabbricati nati con il terremoto del 1980, assolutamente inidonei a poter essere utilizzati come abitazione.
e che fino al momento in cui mi sono insediato ancora erano oggetto di mercimonio e ancora venivano con atti deliberativi affidati a famiglie in luogo della costruzione di case popolari. Ne abbiamo fatto mille, guardando alle periferie, guardando alle esigenze delle famiglie e al problema numero uno che hanno insieme a quello del lavoro, la casa. E questo è un aspetto forte, un messaggio forte che ci viene dato e che ci viene offerto. Mi fermo qui, credo che avremo modo ancora di parlare. Vorrei trattare molto il tema della città, a sua volta letta come periferia in uno Stato che non riconosce il valore ed il ruolo dei territori e delle sue potenzialità. Quando l'Italia ha puntato sui territori, l'Italia è cresciuta ed il Sud è cresciuto più del resto del Paese. Quando abbiamo potuto esprimere un nostro reale protagonismo, quando i territori con le proprie classi dirigenti, con le proprie risorse e le proprie potenzialità nel nostro Paese hanno potuto esprimersi, piuttosto che vivere una situazione di centralismo feroce che stiamo vivendo oggi, che mettono i comuni in una condizione di marginalità totale, fino ad arrivare ad un assurdo che è quello di approvare i bilanci a fine anno, che significa non mettere i comuni nella condizione di fare alcuna programmazione, fino ad arrivare all'appunto di aver annullato ogni forma di trasferimento pubblico senza costruire una forma di federalismo che è completamente fallito nel nostro Paese e senza saperla sostituire con una fiscalità locale, creando un caos totale, quello che noi leggiamo in questi giorni con la Mini IMU, con la TARES, con la IUC, con la TASI, con una situazione assolutamente ingovernabile, tutto ciò ha a che fare con il tema che è trattato, che è il tema delle marginalità. Indubbiamente l'intervento del sindaco di Potenza, diciamo, pone già alcuni problemi essenziali per la vita di un comune. Tra questi c'è sicuramente quello delle risorse. Le risorse credo siano il problema più drammatico che oggi i sindaci devono affrontare. Perché? Perché soprattutto con i tagli dei trasferimenti dallo Stato ai comuni, per i sindaci non può che tradursi in un taglio di servizi ai cittadini. Però io vi invito ad affrontare questo problema da un'altra angolazione. Indubbiamente oggi i sindaci devono avere uno sforzo di fantasia, per riuscire a capire quali possono essere le strade per arrivare ad assicurare i servizi ai cittadini. E molto spesso negli interventi dei sindaci notiamo che manca l'indicazione del cittadino più che come problema, come risorsa. Cioè i cittadini che possono aiutare le città ad avere un futuro. Nelle vostre città, nelle vostre amministrazioni, quale spazio è dato ai cittadini per contribuire alla crescita della propria città? Qual è il ruolo che voi intendete dargli? Qual è lo spazio che hanno avuto sinora o che pensate o immaginate di dare loro? Allora, noi abbiamo improntato quasi tutto il programma elettorale su due fattori. Il primo sono i fondi comunitari, perché il sindaco è un dirigente sui fondi comunitari, lavora dei fondi comunitari. In un anno e mezzo abbiamo preso 12 milioni di euro sulle opere pubbliche. Io posso mandare avanti il piano ordinario delle opere pubbliche soltanto grazie ai fondi comunitari nella città di Toronto, fatta eccezione per interventi di manutenzione, pochi in realtà, sulle strade, sul marciapiedi, quindi qualcosina assolutamente di poco rilevante. Quindi tutte le opere pubbliche che caratterizzano lo sviluppo della città sono basate sui fondi comunitari. La seconda è la creazione dei comitati di quartiere, perché la città che rappresento è una città, insomma, che ha diversi quartieri con diverse estrazioni sociali, ha due frazioni, e sente anche la necessità di fare più coesione con l'amministrazione, con la cosa pubblica, dopo alcune esperienze di amministrazioni comunali che hanno improntato sul protagonismo, sul personalismo, anche con buoni risultati in alcune direzioni, la propria caratteristica. Noi abbiamo cercato invece di cambiare un po' la rotta.
stiamo utilizzando moltissimo Facebook, che diventa anche uno strumento non di mostra o esibizionismo di quello che si sta facendo, ma lo stiamo utilizzando come strumento di controllo di quello che accade in città, attraverso le segnalazioni dei cittadini che vedono materializzarsi in tempo reale, nel giro di 24 ore, la segnalazione del problema da parte loro e la risoluzione del problema, il più delle volte, in tempo reale. Questo chiaramente rivoluziona un po' il concetto del comune fino a un anno e mezzo fa. Cioè, fino a un anno e mezzo fa si poteva segnalare il problema attraverso i canali istituzionali, che hanno dei filtri ben determinati, in cui il sindaco, diciamoci la verità, spesso e volentieri non riesce neanche a controllare pienamente. Quindi si passa sulla segreteria particolare, che magari dà delle priorità rispetto ad altre, o scatta una nota che magari ritiene poco importante, che in realtà invece è importante, lo è. Mentre Facebook dà la possibilità di pubblicare direttamente la foto con il problema, il segnale, l'incidente, che è un po' il concetto di inizio verso quel discorso delle smart city, cioè qual è il discorso smart city? Quello di avere la possibilità di controllare una mappatura del territorio direttamente dal computer tutto quello che accade, tutto quello che non va, tipo a cominciare dall'impianto di illuminazione che ha una deficienza sulla parte sinistra della città, e invece di basarsi sul soggetto gestore dell'impianto di illuminazione sulla sua capacità di pronto intervento, e il cittadino che interviene immediatamente e segnala al momento stesso il problema. Chiaramente, se lo strumento Facebook viene utilizzato esclusivamente come un sito internet, cioè quindi come una vetrina per comunicare qualcosa alla città e basta, è chiaro che non svolge questa funzione. Se invece viene utilizzato come strumento di interazione e di controllo da parte del sindaco, dell'assessore, di quello che il cittadino vuole comunicare attraverso una pubblicazione di una foto, quindi attraverso eventi concreti che possono essere realmente monitorati su un territorio vastissimo, noi abbiamo un territorio più vasto della provincia di Bari, compresa Bari stesso, capito, ha una superficie incredibile del proprio territorio, è chiaro che questo diventa molto più importante. Considerate che noi abbiamo 14 vigili urbani su strada, su un territorio più vasto della provincia di Bari, quindi è chiaro che per noi il cittadino, la collaborazione con il cittadino diventa assolutamente fondamentale con questi strumenti, uno strumento della videosorveglianza che è stato implementato da una telecamera funzionante su tutta la città a 50 telecamere di videosorveglianza in giro di un anno e mezzo. E anche la videosorveglianza collegata a una banca centrale che a sua volta viene supportata da un software specifico ci sta dando una grossa mano nel controllo del territorio, e perché anche nel protagonismo cittadino, che il cittadino che denuncia ha poi una risposta, perché sulla telecamera c'è una registrazione, quindi si verifica anche l'utilizzo della telecamera. A questo proposito noi stiamo aggiungendo altro, con la collaborazione dei privati stiamo inserendo degli schermi televisivi su cui si vanno ad alternare le informazioni di servizio del comune alle sponsorizzazioni che reggono il costo del servizio stesso, quindi dello schermo televisivo, l'investimento, tutto quanto. Questo comporta che il cittadino controlla anche in tempo reale, anche quello che non riesce ad andare direttamente sul computer, quello che accade in città, con degli aggiornamenti in tempo reale anche sui lavori pubblici, sullo stato di un cantiere, sullo stato di un servizio. Andiamo a sopperire ovviamente la mancanza di risorse comunali con la forma del partenariato pubblico-privato. Il comitato di quartiere invece funge da un regolamento che andrà ad essere approvato a febbraio nel nostro consiglio comunale, che ci dà la possibilità di dare a comitati regolarmente eletti in assemblee cittadine la gestione di beni pubblici che vengono idealmente consegnati alla città. Faccio un esempio specifico che noi abbiamo già attuato in via sperimentale. Io ho trovato una casa pubblica in una piazza che si chiama Piazza Unità d'Italia, in un quartiere che i più definiscono malfamato. Io dico semplicemente che è, diciamo, abitato da gente che ha avuto delle difficoltà in passato, che era stata espropriata da una famiglia di persone tra virgolette bisognose, che poi bisognose più non lo sono state, però hanno continuato ad abusare del bene. Ora, quel bene è stato affidato oggi a un comitato di quartiere, il primo comitato di quartiere che si è auto
costituito, che poi si candiderà al riconoscimento del regolamento comunale nel mese di febbraio, e si chiama proprio così il Comitato di Quartiere della Zona 167, che ha preso in gestione l'edificio e lo stava utilizzando per servizi pubblici, dando informazioni a quel quartiere, distribuendo anche pacchi viveri in collaborazione con la Caritas per quanto riguarda il sostegno alle famiglie più indigenti, e facendo anche da mediatore rispetto alle comunicazioni istituzionali, quindi facendo capire come bisogna approcciarsi al comune, quali sono le cose che si possono subito fare e quelle cose che non si possono fare, perché la gente ha anche un problema al quale serve anche Facebook o altri strumenti di comunicazione diretta che l'amministrazione può utilizzare. Cioè, la gente vuole capire perché non si rifanno subito le strade, no? Allora, una delle domande classiche è: scusate, ma spendete soldi sulle buche, che fate a fare la prezzo della parte? Rifate tutta la strada, perché poi è un intervento di lunga durata. Poi gli devi spiegare al cittadino che noi abbiamo un mostro che si chiama titolo secondo, che pone praticamente un limite, cioè vale a dire che anche se hai sul conto corrente 10.000 euro come cittadino, c'è un mosso che dai e dici puoi spendere 100 euro all'anno, soltanto di questo. Quindi io la strada non la posso rifare, i fondi comunitari non servono per rifare le strade, ma servono per creare nuove strutture, perché si basano sul fondo europeo di sviluppo regionale, che si chiama così perché bisogna incentivare nuovi strumenti, e il rifacimento del manto stradale più delle volte non può costituire a meno che non è parte integrante di un progetto di più largo respiro, e quindi bisogna spiegare al cittadino così il titolo secondo, siccome bisogna spiegare la TARES, un altro mostro, cioè per dire io ho dei costi di servizio delle igiene urbane ereditati dal 2007 da un contratto che stabilisce già che ti costa 8 milioni e mezzo di euro all'anno quel costo di servizio, io non lo posso cambiare finché c'è la questione del nuovo contratto di servizio che noi oggi siamo obbligati a costituire, e meno male, già aggiungo, un nuovo contratto di servizio o con un appalto pubblico o con delle aziende pubbliche come stiamo facendo noi, che mettono in rete tutti i comuni per ottimizzare i costi. Fino a quel momento, per legge regionale, sono bloccato, posso cambiare il contratto di servizio e devo far pagare ai cittadini esattamente quel costo stabilito nel 2007 per legge, perché la verità è questa, che la comunicazione serve soprattutto a noi, alla nostra sicurezza personale, più che al nostro consenso prima. Perché il governo non ha fatto altro che utilizzare i sindaci come front office delle proprie decisioni, il più delle volte. E questa è una mala verità di cui bisogna tenere conto. Io sono del rapporto degli amministratori sotto Dio dall'anno 2012, sono vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, che è un'associazione di comuni per la lotta contro le mafie, che conta anche comuni come Roma, Reggio Emilia, nell'ufficio di presidenza, che è praticamente la giunta. Ho aderito a quell'associazione che mi ha accolto a un punto tale da inserirmi nella giunta dell'associazione, semplicemente per sentirmi più coperto a livello nazionale, perché in questo momento questo governo, indipendentemente dalla parte politica, io sono stato eletto da liste civiche, quindi non ho assolutamente nessun colore politico da appoggiare a prescindere, io credo che questo governo non abbia messo al centro, come diceva il collega prima, i sindaci e le comunità, anzi sta utilizzando i sindaci e le comunità per scaricare delle decisioni che non sono proprie. Ho trovato anche vergognoso parlare di federalismo con il titolo secondo del patto di stabilità, perché se dobbiamo parlare di federalismo significa che i miei soldi, quelli che la comunità versa a me, li gestisco io senza che ci metta di limiti. Se vogliamo parlare di federalismo, altrimenti parliamo di dittatura precostituita con la democrazia che fa da vestito per altro fatto male. Fatto dalla domanda cittadino come risorsa, in un momento come dicevamo poc'anzi di crisi profondissima, una fase nella quale aumenta la forbice tra le classi agiate e le classi povere, aumenta la forbice tra la parte ricca della società e la parte povera che si arricchisce a sua volta di nuove povertà e di nuove marginalità, in una fase nella quale contemporaneamente i comuni vivono una realtà fatta, come ricordava il collega, di carenza profonda di risorse, carenza che incide moltissimo sui servizi sociali. Uno dei grandi problemi che noi oggi abbiamo da affrontare
soprattutto nel nostro mezzogiorno, è quello della tenuta sociale. Noi siamo sul punto in cui si può rompere la tenuta sociale nelle nostre realtà, soprattutto in alcune parti del nostro sud. Quindi abbiamo bisogno di sviluppare azioni che tendono a rafforzare la coesione sociale. Consentitemi di far notare che spesso quando si parla di divario tra nord e sud evidenziamo aspetti anch'essi molto veritieri: il divario in termini di infrastrutture, il divario in termini anche di trasferimento di risorse, ma il vero e primo divario tra nord e sud è un divario di capitale sociale. Noi dobbiamo comprendere che riusciremo a risolvere e ad affrontare compiutamente la questione meridionale nella misura in cui metteremo al primo posto il capitale sociale. Capitale sociale significa investire in servizi per la comunità. Mediamente, vi do alcuni dati, per gli anziani ed i minori in Italia si investono 119 euro pro capite. La regione del sud che ne investe di più è la mia, 57, siamo al 50%. La nostra Puglia è al 51 euro per abitante. Il 15% dei bambini italiani frequenta gli asili nido. Le percentuali in Calabria sono del 4, del 3, in Sicilia del 5. Potremmo continuare su aspetti di questo tipo. Capitale sociale significa investimenti nelle scuole materne, nelle mense, negli asili nido, nell'assistenza scolastica, significa l'investimento per gli anziani, per i portatori di handicap. In un momento di crisi tutto questo diventa determinante. Per i comuni diventa pertanto fondamentale interagire con i cittadini, considerato esattamente così, come risorsa. Però attenzione, il cittadino diventa risorsa non da solo, il cittadino diventa risorsa nella misura in cui viene inserito in un percorso ragionato, organizzato. Ecco quindi il ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato, il ruolo fondamentale che svolgono le parrocchie, il ruolo fondamentale che svolgono i comitati di quartiere, laddove funzionano, il ruolo fondamentale dell'associazionismo. Su questo, devo dire, nella mia città siamo riusciti a cogliere un obiettivo molto importante. Due mesi fa abbiamo ristrutturato un vecchio immobile, un pezzo di archeologia industriale con fondi europei, 1300 metri quadrati, è nata la Casa del Volontariato, il luogo di riferimento per l'associazionismo non profit presente nella nostra realtà. Già in precedenza un altro immobile di proprietà dell'amministrazione comunale lo avevamo destinato alle associazioni che operano nel settore del volontariato. Questo è un aspetto determinante, quindi coinvolgere il cittadino in una relazione assolutamente positiva ed interattiva con l'amministrazione comunale. Ovviamente bisogna lavorare su progetti comuni, razionalizzare gli interventi, e soltanto così che riusciamo anche a trasferire un'idea concreta e ben precisa di un progetto che appartiene soprattutto a chi viene dall'esperienza del cattolico democratico. Il concetto di bene comune, che non si risolve nella sommatoria dei beni individuali, ma è qualcosa di completamente diverso. No? Su questo potrebbe farci ampie lezioni, sicuramente l'avrete già trattato questo tema. Quindi il cittadino come risorsa oggi è un elemento fondamentale, ma è un elemento fondamentale il cittadino come risorsa nel senso di essere espressione di un territorio che diventa protagonista dei propri processi di crescita e di sviluppo. E qui è vero, ribadisco anch'io, noi stiamo vivendo una stagione che sta marginalizzando le realtà locali, sta marginalizzando le autonomie locali. L'Italia ha vissuto negli anni 90 una stagione esaltante di decentramento. Siamo partiti nel 1990 con due leggi molto note, la 241 e la 142. Progressivamente si è andato sviluppando un percorso normativo e legislativo di decentramento molto forte. In Italia c'era un dibattito, avevamo parlamentari che discutevano e dibattevano su questo, c'erano i referendum,
Bassanini. Questo percorso veniva accompagnato non soltanto da un dibattito ideologico e non soltanto da legge e norme, ma anche da strumenti, la programmazione negoziale, i patti territoriali, i contratti d'area, che erano centrati sul protagonismo del territorio. Il patto territoriale che cos'era? Era un programma di sviluppo di un territorio che si attuava attraverso il concorso di tutti i soggetti. Il patto territoriale metteva insieme intorno a un tavolo gli imprenditori, i sindacati, le banche del territorio, ovviamente le istituzioni, le associazioni, i professionisti, per condividere un progetto e prendere ciascuno un pezzo di impegno, e così si esaltava il territorio. È stata una stagione esaltante per l'Italia. Quando l'Italia ha puntato sulle autonomie locali, l'Italia è cresciuta. Gli ultimi due anni in cui il nostro PIL è cresciuto più del 3% sono stati all'apice di questo percorso, 2000-2001. E che cosa è successo di molto interessante in quella fase? È successo che quando l'Italia ha fondato sui territori, il Sud per la prima volta nel dopoguerra per due anni è cresciuto più della media nazionale. Quindi puntare sui territori. Questo percorso ci ha portato alla modifica del titolo quinto nel 2002 con un referendum. Sembrava che avessimo colto l'obiettivo, finalmente uno Stato dove non c'è un ordine gerarchico orizzontale, verticale ma orizzontale per le istituzioni, Stato e comuni attraverso regioni, province, città, metropolitane, tutti allo stesso livello, solo con competenze diverse, i vari principi che hanno governato quella grande stagione. E invece è successo che a partire dalla modifica del titolo quinto il paese ha avuto una grande evoluzione, si è tornato ad un grande centralismo, fino ad arrivare nel 2009 ad approvare una legge, la 42, sul federalismo, una buona legge, peraltro scritta da proposta da un leghista e approvata sostanzialmente all'unanimità in Parlamento, ma completamente non attuata. Una legge che aveva recuperato il principio della solidarietà che era stato introdotto all'interno della Costituzione. La perequazione, una perequazione non verticale, cioè tra comuni, ma orizzontale, di uno Stato che interviene a favore dei territori più deboli e a minore capacità fiscale. Tutto questo è rimasto completamente inattuato e fallito, ma è esattamente questo. Noi dobbiamo cercare di farlo comprendere alle nostre comunità per far ripartire una stagione di federalismo che ormai appartiene ad un'altra stagione della politica italiana. È fallito il federalismo. Lo Stato, come dicevo prima, ha annullato i trasferimenti, li ha trasformati in una fiscalità locale che è caos che governa lei stessa. Abbiamo visto la vicenda IMU, prima si dice si toglie dalla prima casa, poi viene rimessa e quant'altro. Quindi noi abbiamo bisogno di recuperare un ruolo fondamentale delle realtà locali, dei territori. Vedete, l'Europa con il ciclo di programmazione 14-20 mette le realtà locali e le aree urbane al centro dei nuovi regolamenti europei. L'Europa in maniera abbastanza esplicita dice che la strategia di Lisbona non coglie i propri obiettivi in termini di crescita e di sviluppo e di occupazione quindi, per i nostri giovani, fondamentalmente perché ha tenuto fuori le aree urbane dai processi di sostegno e di sviluppo. E noi dobbiamo cogliere la stagione 2014-2020 che parte adesso per farla diventare quella che poi lo è davvero, l'ultima grande occasione per le nostre aree, per le nostre regioni, per uscire da una condizione di sottosviluppo. La mia regione è uscita fuori dalle aree dell'obiettivo 1, dalle aree 1, ci è ritornata, un fatto gravissimo. L'unica macroarea europea che dopo 15 anni di interventi europei non esce dalle condizioni di sottosviluppo, cioè con un reddito medio pro capite inferiore al 75% di quello europeo, è quella del mezzogiorno d'Italia. Peggio di condizioni peggiori delle nostre soltanto in Grecia e in Turchia. Noi abbiamo bisogno di avere una grande riflessione su queste tematiche e nel contempo comprendere come meglio utilizzare i fondi europei. Ritengo che il primo utilizzo dei fondi europei debba essere quello di portare quelli del Fondo Sociale Europeo che abbiamo spesso utilizzato nel modo peggiore, in gran parte per una formazione che non è servita a nulla, è servita soltanto alla società di formazione per arricchirsi e null'altro. Dobbiamo utilizzare quei fondi
per cominciare a rispondere alle esigenze della nostra società, per dare risposta a quelle fasce sociali più deboli e garantire la tenuta sociale delle nostre comunità. Questa è la grande sfida che parte a partire da subito, perché il ciclo 14-20 è un ciclo che ci vede già in ritardo. Grazie. La questione delle risorse, dell'utilizzo migliore dei fondi strutturali è certamente uno dei temi chiave per le amministrazioni locali. Ci sono notevoli problemi, quel sindaco Abbatti ci ha lavorato per tanto tempo su questo, però ci sono anche relazioni che ormai dimostrano come l'utilizzo dei fondi strutturali è stato anche un po' falsato in qualche maniera, cioè è servito anche a coprire la spesa ordinaria e quindi ciò che doveva andare al sud per bilanciare appunto il ritardo di sviluppo è stato invece utilizzato in altra maniera. Però il discorso sui fondi strutturali sicuramente apre un capitolo sulla capacità di progettazione dei comuni. E allora, giustamente voi sottolineavate come il governo intenda negli ultimi anni ad accentrare invece che delegare le attività ai comuni. E dice, giustifica questa scelta dicendo che i comuni sono incapaci incapaci di gestire le risorse. Diciamo, il messaggio che traspare è questo. Esatto, opposto. Accentrare perché non vengono utilizzate le risorse. Questa è ciò che traspare dalle dichiarazioni centrali, diciamo così, dalle visioni centraliste. Su questo la risposta può essere uno sforzo dei comuni di guardare ad una progettualità locale che riesca ad andare al di là dell'emergenza, al di là della quotidianità. I sindaci, lo sappiamo, sono operati di tutta una serie di problemi che li schiacciano sul quotidiano. Che strumenti voi avete messo in campo per superare la quotidianità e guardare ad una progettazione che sia capace di avere dei risultati sul medio e lungo termine, che i risultati dell'amministrazione di una città non siano la semplice realizzazione di un'opera pubblica, di un obiettivo specifico, ma che serva a dare un obiettivo comune a tutti, che sia un obiettivo in cui si possa riconoscere l'intera comunità cittadina e che possa in qualche maniera davvero dare l'idea di una comunità che è in cammino verso qualcosa. E, cioè, chiaramente parlo per me, insomma, di comunità, un problema, credo che ogni comunità abbia dei problemi diversi, cioè a seconda di come si vive anche si è vissuta anche la propria città. Noi, cioè la mia generazione, ha vissuto la città di Bidoni come una città con un coprifuoco serale costante dopo le 21 di sera, senza luoghi di aggregazione, cioè senza centri di aggregazione, con una scarsa capacità di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, con una scarsa presenza della popolazione in quella fascia ordinario, senza possibilità di incontro tra i giovani, perché i giovani sono sicuramente la parte fondamentale di un percorso comune verso il futuro. È chiaro, cioè restano le cose purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista. Quindi noi ci siamo concentrati subito su questo, e non parlo soltanto dell'incentivare l'apertura di attività commerciali, di locali, cosiddetti locali, ristoranti, pub, eccetera, eccetera, nel centro antico, che pure è un risultato straordinario per la città di Bidoni, perché nel giro di un anno si sono concentrate 20-25 aperture di esercizi commerciali nel centro antico, nel periodo più grave di crisi dopo guerra, quindi sicuramente tra
pedonalizzazione, ZTL elettronica, incentivi, eventi sul territorio con carattere permanente, siamo riusciti a fare qualcosa di importante che si richiede da 40 anni più o meno, perché insomma il Vitonto in fascia serale è sempre stata terra di conquista da parte dei centri antichi delle città vicine, quindi i nostri giovani hanno sempre visto Vitonto come un punto per incontro e poi per espatriare in altre città vicine. Il fatto che loro abitano il territorio, in quella fascia serale, ha contrastato di fatto tutti quei percorsi anche di malaffare che sono stati praticamente diciamo mandati via su altre parti di territorio. Ma detto questo, noi poi concretamente abbiamo aperto il primo centro di aggregazione giovanile della città, l'abbiamo fatto nel centro antico all'inizio proprio per dare subito un'indicazione. Abbiamo aumentato i servizi per la scuola, quindi è partita la mensa per le scuole primarie per la prima volta nella nostra storia, con formule di partenariato pubblico-privato per superare i problemi delle opere pubbliche necessarie per l'adeguamento dei locali che abbiamo bloccato. Abbiamo aperto il servizio dello scuolabus, che ha comportato un minore ricorso all'auto per accompagnare i bambini, ha favorito sicuramente una maggiore pedonalizzazione anche del territorio in termini proprio di minore concessione del traffico. Stiamo cercando di incentivare l'utilizzo della bicicletta, sono aperti 4 negozi di vendita di biciclette nel giro di un anno, pure questo credo che sia un segnale concreto per la città, perché noi siamo convinti che l'utilizzo esasperato dell'auto, che è stato incentivato negli ultimi 40 anni, ha di fatto contribuito a desertificare la città, perché la città perde la propria appartenenza, il proprio senso di appartenenza proprio con l'utilizzo dell'automezzo, perché si sposta da una parte all'altra rapidamente senza abitarla, senza vivere le piazze. Non abbiamo trovato nessun centro ludico, nessuna attività ludica nei giardini pubblici. Noi abbiamo una villa comunale che è sostanzialmente quasi l'unico spazio verde della città, e abbiamo trovato un'area ludica completamente devastata, quindi una città senza possibilità la domenica per le famiglie di portare i bambini da qualche parte a divertirsi in un luogo pubblico. Abbiamo messo un sistema di videosorveglianza creato per la Giustina con il sistema antimafalo, e abbiamo creato anche un percorso di educazione all'utilizzo delle attività ludiche. Stiamo facendo tutto questo perché la città sentiva il bisogno, e credo che sia un bisogno comune, o perlomeno della maggioranza della città, o da una certa minoranza, che di riappropriarsi della città e di stare a Vitonto, di stare nella città, quindi di visitarla, di viverla e di viverla anche con passione. E questo sicuramente è stato un primo desiderio che pensiamo di aver intercettato, poi in mezzo ad altri problemi che chiaramente sono caratteristici di questa zona. Tutte le opere pubbliche che noi stiamo realizzando va in quella direzione, cioè anche la ristrutturazione adesso di Villa Silos, una villa del 600 molto, molto bella, molto importante, il giardino non aveva destinazione, cioè il finanziamento che stava nel programma di qualificazione delle periferie diceva genericamente un centro sociale. Noi ne faremo il Museo del Bambino, che è un altro intervento che è stato sperimentato in alcune parti d'Italia per incentivare l'educazione civica nelle città. Cioè il Museo del Bambino è una piccola città creata a misura dei bambini, all'interno viene creato sostanzialmente è una ludoteca con fini civici, cioè viene creata la banca all'interno, il supermercato, la posta, e il bambino riesce ad imparare immediatamente giocando che è necessario andare a fare la spesa dopo aver aperto il conto corrente in banca, dopo aver rilevato i soldi, impara il valore del denaro. C'è una stanza dedicata al lavoro, dedicata anche qui alla formazione del bambino e anche del genitore che accompagna il bambino. Il Museo del Bambino è un'attività che è stata sperimentata a Roma, Milano, Torino, in America, è partita dall'America. E stiamo creando anche un accordo di partenariato con il Museo del Bambino di Bucaratone in America, proprio per farcelo certificare, quindi per essere sicuri di fare tutti i passi giusti, così come stiamo per inaugurare altri 2 centri giardini pubblici, sempre con attività ludiche, proprio per questo senso di creare una città più a misura d'uomo. Il nostro programma elettorale si chiama così, una comunità a misura d'uomo. Io devo puntualizzare che rispetto all'utilizzo dei fondi europei, il problema
relativo alla capacità di spesa, alla programmazione di quei fondi, all'efficacia ed efficienza, tutte questioni che non trovano adeguate risposte nel loro utilizzo, è un problema solo ed esclusivamente delle regioni. Il comune non c'è, per niente. I fondi vengono gestiti dalle regioni, c'è un asse, l'asse delle aree urbane, come la regione, l'asse 5, dove sono previste delle risorse per i comuni, in maniera anche minoritaria e contenuta. Ma questi fondi vengono messi a disposizione dei comuni senza nessuna autonomia gestionale ed anche nessuna autonomia programmatica. Nel caso della mia città ho dovuto condividere il programma degli interventi con la sovrintendenza, la Camera di Commercio, la provincia, anche dove mettevamo marciapiedi, un nuovo pretello statale o qualsiasi opera infrastrutturale da realizzarsi. Quindi non è quello il tema, francamente oggi sta succedendo qualcosa di molto grave, di molto pericoloso nel nostro paese, che le responsabilità di altri, responsabilità profonde di altri, si tende a far ricadere sempre più sulle realtà locali, sui sindaci. È un'operazione molto molto generosa. Per cui l'asse delle aree urbane è un asse che va guardato a sé, è la CASLA, lo Svimez, nel suo rapporto annuale sul Mezzogiorno lo scorso anno, in maniera molto esplicita, evidenziò che le migliori performance che si erano avute nell'utilizzo dei fondi europei erano proprio legate ai fondi utilizzati dai comuni, laddove venivano messi a disposizione dei comuni. E tenete conto che noi abbiamo anche dei mostri nel nostro paese con il patto di stabilità. La parte di cofinanziamento nazionale dei fondi europei non viene esclusa dal patto di stabilità come succede per i fondi europei. Per cui quando noi utilizziamo quelle risorse incappiamo anche in meccanismi pazzeschi, il problema di pagamento per le imprese, il sindaco firma il contratto, una norma europea pure che non prende giusto gli stati di avanzamento, altre norme ci bloccano le risorse e ci penalizzano ogni forma di sviluppo locale. Lo dicevo prima, oggi l'Europa per il nuovo ciclo di programmazione, insieme ad una serie di vincoli, io ho sempre consigliato negli ultimi incontri che ho fatto con i miei dirigenti, con i colleghi sindaci della mia regione, sono presidente dell'ANCI Basilicata, a studiare in maniera molto attenta tutti i nuovi regolamenti strutturali. Dovremmo soprattutto noi, classe dirigente del Sud, conoscerli a menadito, studiare, come si studia come siamo questi. Conoscerli bene, che altrimenti se l'utilizzo dei fondi europei nel ciclo di programmazione precedente ha consentito di portare risorse sul territorio, semplicemente perché siamo stati bravi nel tecnicismo della rendicontazione, questa volta non ci salverà nemmeno quello, perché i nuovi vincoli europei legati a condizioni da doversi certificare, condizioni ex-ante, ex-post, verifiche sull'utilizzo dei fondi potrebbe portarci a non utilizzarli. Questo chiama innanzitutto le regioni ad un ruolo fondamentale, quello di favorire un utilizzo sovraregionale delle risorse. Noi non possiamo immaginare di continuare ad utilizzare le risorse nel chiuso dei confini di ciascuna regione, soprattutto rispetto ai grandi limiti infrastrutturali che abbiamo nel nostro sud. Barca, un anno e mezzo fa c'è una grande operazione, rispetto ai tanti soldi bloccati, prese 8 miliardi e mezzo di euro e favorì il finanziamento dell'alta velocità da Napoli a Foggia, a Bari, a Taranto, quello che adesso noi stiamo cercando con una battaglia tutta nostra lucana, facendo completare la metà della potenza che abbiamo. Quindi abbiamo bisogno di una visione sovraregionale e poi l'utilizzo dei fondi per le infrastrutture. Poi guardare alle città, dicevo prima, l'Europa stabilisce in maniera chiara che almeno il 5% dei fondi europei deve andare alle città, almeno il 5%, la percentuale deve crescere. L'Europa individua un programma urbano europeo di 300 città correlate nell'utilizzo delle risorse, di cui 20 saranno italiane. In Anci stiamo facendo una battaglia per far diventare 400 il programma europeo e 30 le città italiane, in modo da consentire anche alle città medie,
come le nostre di poter avere una possibilità di accesso. Dopodiché viene riconosciuto nei nuovi regolamenti europei l'autonomia gestionale delle città, che il nostro paese ancora non riconosce. Quindi ci dobbiamo andare piano su queste considerazioni. Le città, i fondi europei che hanno stato utilizzati, ovviamente in un contesto dove deve prevalere sempre il principio della sussidiarietà, perché è evidente che il comune di Potenza, che ha 500 dipendenti, 10 ingegneri, 4 architetti, è in grado di sviluppare un programma e una progettazione. Il comune nella mia regione di Rotondella, di 1500 abitanti, non ce l'ha. Allora lì scatta il principio della sussidiarietà. Ci sarà la regione, ci sarà un altro ente, ci sarà un'unione dei comuni. Noi dobbiamo cominciare a sapere riarticolare la visione delle amministrazioni sui territori e utilizzare al meglio queste risorse. Dovremmo avere la capacità in questo nuovo ciclo di programmazione di evitare i grandi errori che sono stati commessi nel passato e attivare 3 motori. Noi se non attiviamo 3 motori, a mio parere, nel mezzogiorno non usciamo dalle condizioni di crisi. 3 motori sono il motore dello sviluppo locale, che ha molto a che fare con questi temi, con il tema della città che oggi trattiamo, che ha a che fare anche con il tema dell'autonomia e della identità dei territori che rappresentano una risorsa. Qui abbiamo il motore infrastrutturale da doversi collocare su scala sovraregionale, e poi c'è un terzo motore che soprattutto noi dobbiamo chiedere con forza, che venga attivato, che è il motore del Mediterraneo. Noi dobbiamo comprendere che la questione meridionale è un pezzo della più vasta questione mediterranea. Noi dobbiamo far comprendere al nostro paese il valore competitivo di essere localizzato al centro, fra nord e sud, e dobbiamo cercare di far comprendere all'Europa l'importanza di guardare oltre 7 milioni verso il Mediterraneo e recuperare alcune straordinarie visioni. Anche qui richiamo una visione che viene dalla nostra grande tradizione, Don Sturzo. Don Sturzo, che è stato il padre delle autonomie locali, la persona che ha creduto nei territori, all'apice della sua riflessione sul mezzogiorno, lui in un memorabile discorso fatto a Napoli nel 1921, guardando all'Italia da mezzogiorno, disse che l'Italia aveva bisogno di 2 poli di sviluppo, uno localizzato a nord, uno localizzato nel mezzogiorno. L'uno doveva essere correlato con l'Europa continentale e l'altro correlato con il Mediterraneo. Noi siamo riusciti a realizzare la prima parte, perché abbiamo un nord fortemente infrastrutturato e fortemente correlato con l'Europa, e abbiamo un sud invece poco infrastrutturato e poco correlato con un bacino che peraltro vive condizioni anche di grave crisi. Questi due poli, giusto, devono essere correlati tra di loro. Questa sua straordinaria intuizione è ancora oggi molto attuale e ci consente di poter dare un senso ad un'affermazione che spesso noi facciamo, che è quella di dire che il sud non rappresenta il problema, ma la soluzione del problema del paese, non rappresenta una zavorra, rappresenta invece una grande opportunità. Quindi i 3 motori, il primo dei 3 motori però è quello che parte dai territori, parte dalle città, parte dalle nostre associazioni, dai nostri giovani professionisti, parte dai nostri livelli istituzionali, dalle nostre imprese, dalle risorse dei nostri territori, la nostra straordinaria agricoltura, le potenzialità turistiche, ambientali e quant'altro. Quindi dobbiamo inserire all'interno di un contesto molto più ampio e molto più basso la riflessione e anche, come dire, il giudizio estremamente semplificato che oggi viene fatto sulle città. Chiudo con questi dati, giusto per dirvi come funziona il nostro paese. 3 anni fa lo Stato trasferiva al sistema dei comuni 13 miliardi di euro, con una serie di norme successive. 4 di questi 13 miliardi è stato detto, ve li dovete dimenticare, dovete risparmiare. E i comuni sono l'unico comparto in Italia che ha saputo risparmiare e che ha saputo ridurre i propri dipendenti, ricontenere la spesa. Se l'Italia avesse fatto come i comuni, non eravamo presi in crisi, non avevamo un debito così alto per ogni 4 miliardi annuali, 7 miliardi lo Stato ha detto non ve li trasferisco, ve li prendete con la fiscalità locale, e quindi IMU, TARES,
oggi la IUC e così via. 2 miliardi restano un residuo finale che ci viene trasferito. Tenendo conto che un pezzo del LIMU, un pezzo della TARES, noi comunque li trasferiamo allo Stato. I cittadini sanno che pagano con l'F24, 30 centesimi al metro quadrato della TARES, e un pezzo del LIMU sui campanoni d'acqua va direttamente allo Stato. Bene, quei 7 miliardi noi non li recuperiamo più, non riusciamo a recuperare per il caos della fiscalità locale. La gente ovviamente vede la faccia del sindaco quando gli arriva l'imposta a casa. Ma la domanda che mi faccio, di quei 13 miliardi, solo 2 sono trasferiti, i restanti 11 che lo Stato ha tenuto per sé, sono diventati un alleggerimento delle tasse centrali? No. Sono diventati un abbattimento del nostro debito del Paese? No. Allora c'è un problema di spesa centrale che ancora non riusciamo ad affrontare adeguatamente. E non basterà l'eliminazione del Senato, che pure va bene, a risolvere questo problema. Però io vorrei tornare all'ultima domanda, e poi vorrei tornare sulla questione della programmazione, della capacità di programmazione dei comuni, perché indubbiamente le riflessioni che lei ha fatto sull'utilizzo e sulla qualità dell'utilizzo delle risorse sono condivisibili. Per far fronte a quella mancanza di risorse c'è bisogno di una capacità di lavoro da parte dei territori, capaci di proporre il proprio territorio come soggetto in grado di gestire le risorse, di attrarre degli investimenti. Da questo punto di vista è importante coinvolgere nel governo locale tutti i soggetti attivi in un territorio. Non basta più un sindaco, non basta più un consiglio comunale. Anzi, molto spesso i consigli comunali creano più problemi che capacità di analisi e di risoluzione. Oggi, secondo voi, le nostre città, soprattutto le città del Mezzogiorno, sono capaci di mettere in piedi questo governo, diciamo, collettivo, capaci di coinvolgere tutti i soggetti attivi in un territorio? Io credo che ci sono ancora parecchi limiti su questo. C'è l'incapacità da parte delle amministrazioni pubbliche di avere altri soggetti, gli imprenditori, le associazioni, le realtà sociali, come interlocutori comuni capaci tutti insieme di creare un'alternativa vera per il futuro delle proprie città. Su questo state facendo, secondo voi, come amministrazione, non parlo di voi due come sindaci, secondo voi come amministrazioni locali si sta facendo un passo avanti oppure no? Come hai detto tu prima, si fa un passo avanti solo se la città comprende dove vogliamo andare a parare. E quindi un problema anche di comunicazione. È una brutta parola la comunicazione, perché la comunicazione in politica è stata oggetto di studio, di sfruttamento anche della buona fede anche delle persone, è sempre stata strumentalizzata certe volte, però è una sfida dalla quale la cosa pubblica non può prescindere. Cioè, se non c'è comunicazione con la città, se non c'è capacità di intercettare lo spirito della città e di condividere quello spirito per far comprendere che quello che stai facendo, quello che vuoi fare, quello che vai a approvare in piano triennale dei lavori pubblici, no? Rappresenta quello spirito che credi di aver intercettato, quindi manca questa corrispondenza dei morosi sensi, diciamo così, è chiaro che si perde tutto. Cioè, come si fa a realizzare qualcosa, una programmazione condivisa da tutte le associazioni, da tutte le parti sociali, da tutta la città, se manca una comunicazione corretta con la città? E ogni città, secondo me, ha delle corde diverse per essere compresa, ha delle corde diverse per essere comunicata. Cioè, non è sufficiente organizzare, potremmo anche organizzare forum dalla mattina alla sera. Potremmo stare lì soltanto a parlare con la città dalla mattina alla sera.
Il problema non è quello, il problema è comprendere quello che la città vuole, avere il coraggio di avere le conseguenze, pagandolo sulla propria pelle. Mi colpi il molto, a questo proposito, il commento del presidente uscente di Avviso Pubblico, che è un sindaco di Certaldo, comune toscano, molto bello, livello turistico. Questo sindaco era del Partito Democratico, che dopo 10 anni di serena amministrazione non ha scelto di tornare a fare il cacciatore, tornare in campagna, c'ha la sua tenuta, quindi non avrà una carriera politica, amico di Renzi, con tutte le amicizie giuste, tutto al posto giusto, un'amministrazione corretta, senza ombre, senza problemi, ha scelto di tornare dove sta, perché semplicemente non ha avuto una proposta di sua soddisfazione, una persona correttissima, Andrea Campionti si chiama. Lui alla fine del suo discorso, come di congedo, il presidente del Viso Pubblico, con 200 comuni in standing ovation che lo salutavano con un applauso molto sentito, molto, molto caloroso, come raramente avviene in politica, perché questo è un ambiente fatto solo, insomma, di persone che guardano cinicamente la situazione, insomma, perché si ritiravano tutti i comuni, erano tutti i sindaci che non avevano alcun interesse a sostituirlo, voglio dire, perché poi comunque, per questo dico un approccio sincero, come raramente accade, che sui talenti non si applaude perché si toglie dalle scale, proprio il congresso di Legaspe alla fine, cioè fu quello, no? Cioè, non vedevamo l'ora di togliere solo dei piedi, stavano tutti in piedi, e quello già gli stava dando la lezione per il futuro. Ma al di là di tutto questo, lui disse una parola molto interessante, disse alla fine del discorso: ricordatevi che chi applica le cose giuste spesso e volentieri non viene rieletto. Perché la gente vuole, noi sappiamo quello che la gente vuole, noi sappiamo quello che è giusto fare per la città. Il problema è che la gente spesso non accetta la modalità obbligatoria per arrivare a fare quello che è giusto. Questo è il nesso principale tra la buona politica e la politica del consenso fine a se stesso. Nel momento in cui sai che è giusto, faccio un esempio pratico al collega Sino che sa già a cosa mi riferisco, nel momento in cui scegli di internalizzare la gestione del tributo locale, 15 anni di gestione di tributi all'esterno, no? Allora io ho fatto questa scelta, pazzo, scatenare con le risorse, no? Noi facciamo la scelta dopo 15 anni, ufficio tributi completamente smantellato, perché immaginate un concessionario esterno per 15 anni si increa l'ufficio tributi del comune completamente, senza neanche un funzionario che poi sa controllare perfettamente, perché poi diciamoci la vita, quando facciamo la gestione esterna dei servizi, la banca dati del gestore non è che ce l'abbiamo preso in comunitario quale, la controlliamo in tempo reale, diciamoci cosa come sta. Allora, quando tu scegli ad un certo punto di dire no, togli, perché tu sai che la strada giusta è quella, cioè è quella la strada giusta, non è possibile dare in gestione esterna la gestione di un incasso delle tasse dei tuoi cittadini a un soggetto esterno, può anche essere padre Pio, soggetto, con tutto il rispetto, ma è un soggetto esterno che tu non sei in grado di controllare come controlla un ufficio comunale all'interno. Nel momento in cui fai questo, con un ufficio tributi completamente smantellato, è chiaro che ci sono delle conseguenze successivamente, ma stai facendo la cosa giusta. Quando tu scegli di bloccare un piano urbanistico perché sai che lì si annida qualcosa che non va, voglio dire, sai che stai facendo la cosa giusta, ma dall'altra parte ci sono imprese che magari non meritano nulla, però ci sono centinaia di lavoratori che hanno perso lavoro per 6 mesi, famiglie disattese, gente che in periodo di crisi dice una cosa dentro di sé che non avrà mai il coraggio di proferire. Per certe persone la legalità è un lusso in periodo di crisi, perché la legalità e la burocrazia blocca occasioni di elemosina sociale, leggiamo così. Ecco perché fare la cosa giusta spesso non comporta necessariamente essere sicuri che dall'altra parte si è convinti di quello che stai facendo. Però siamo tutti d'accordo sul principio, sul fine, sull'obiettivo finale siamo tutti d'accordo. Ora tu mi chiedi,
come si fa a fare una programmazione realmente condivisa con tutta la tua comunità, con tutte le parti sociali e tutto quanto? E la programmazione la riesci anche a fare. La modalità con la quale vai a realizzare quelle cose passa dalla strada giusta. La strada giusta, quasi dalla mia brevissima esperienza, la strada giusta è sempre quella più libera. Le strade giuste e facili, non ne ho per ora, collega, non so tu, ma per ora io non le ho fatte, non le ho mai viste. Non ho mai fatto una scelta che ha cambiato la città in positivo facendo una strada facile. Non mi è mai accaduto. Io ho fatto per la prima volta a Bitonto la pedonalizzazione di un quartiere. Era giusto fare la pedonalizzazione, ma ho tolto possibilità di parcheggio riservato nella piazza storica principale della città, nel biglietto d'ingresso della città del centro antico. Ho tolto il parcheggio riservato a 70 famiglie. Quelle 70 famiglie, ovviamente, gli ho tolto un diritto, restituendo una piazza a una città intera. Però la città intera ricorderà quello come un proprio diritto, non come un atto di coraggio. Le 70 famiglie ricorderanno che gli ho tolto un diritto. Ecco perché fare la cosa giusta spesso non significa intercettare il consenso di quello che stai realizzando. Ora, io faccio una programmazione che rispetta il programma elettorale che hanno votato i cittadini. E il mio dovere è quello di spiegare in continuazione, fino all'esasperazione, il perché sto facendo la decisione. Qualche volta ho cambiato la mia decisione perché qualche cittadino, qualche associazione mi ha fatto capire che doveva essere cambiato a un certo punto nella modalità, o ho modificato un pochettino perché c'erano dei fattori che non avevamo considerato. Ma oltre quello c'è l'obiettivo che è il bene comune, che va oltre il consenso delle associazioni, il consenso della singola parte della comunità. Bisogna avere il coraggio delle proprie scelte. Dopo, quando si conclude tutto il proprio percorso, capisci se è il caso di ricandidarti oppure è il caso di lasciare stare. Però convinto, io nel momento in cui saprò se mi devo ricandidare o se lascerò stare, sarò comunque a posto con la coscienza, perché sono convinto di aver portato avanti in coerenza un programma elettorale per il quale sono stato votato. Michele introduce tematiche che aprono molti fondi di discussione, però voglio rispondere alla domanda del Presidente sulle responsabilità delle classi dirigenti nelle nostre città. Direi che è vero, c'è sicuramente un problema connesso al riconoscimento del ruolo delle città, le cose di cui abbiamo discusso prima, però oggettivamente c'è anche un problema legato alle qualità delle classi dirigenti delle città, soprattutto nel nostro mezzogiorno. Le nostre classi dirigenti, lo dobbiamo dire con molta franchezza e anche con autocritica personale, spesso sono classi dirigenti inadeguate innanzitutto nelle istituzioni e figlie di una cattiva politica. Qui dobbiamo comprendere che una classe dirigente non arriva a caso al governo di un tempo. La classe dirigente figlia inevitabilmente di un percorso. Nel nostro paese è venuto clamorosamente meno il ruolo dei partiti. I partiti che purtroppo hanno finito sempre più col svolgere un ruolo improprio, un ruolo legato alle filiere, alle clientele, che nella migliore delle ipotesi hanno pensato di poter cercare il consenso puntando sulla capacità organizzativa sui territori, la capacità di penetrazione nel sistema delle associazioni. I partiti ormai da decenni non svolgono quel ruolo fondamentale, costituzionale, riconosciuto, chiesto dalla Costituzione, di mediazione tra società ed istituzioni. Non svolgono più il ruolo di formazione e selezione. I partiti non sono più il luogo dove si costruisce un progetto vasto di crescita di un territorio, non sono il luogo della mediazione degli interessi contrapposti che sono presenti in una società complessa come la nostra, e dove rappresentarli nella misura in cui sono compatibili alla costruzione di un progetto
la cui prospettiva è quella che diceva Michele del bene comune. Questo ruolo è venuto meno e questo ruolo penalizza moltissimo l'azione delle classi dirigenti, spesso inadeguate sul nostro territorio. Però dobbiamo completare l'analisi, a mio parere, e dire che accanto alla inadeguatezza della classe dirigente istituzionale c'è la inadeguatezza della classe dirigente che opera nella pubblica amministrazione. Noi abbiamo i nostri dipendenti pubblici, anch'essi, diciamolo francamente, non adeguati, anch'essi figli di logiche clientelari che hanno portato alla loro soluzione. Questo penalizza molto, non c'è la giusta sensibilità a comprendere il ruolo particolare che svolge un dipendente pubblico, perché la sua è un'azione che è costruita, che è finalizzata a costruire processi di sviluppo per una comunità ben diversa e molto più nobile, più importante di chi lavora nel privato. Succede l'opposto. Noi abbiamo bisogno di ripartire da questo. C'è un'anomalia nel nostro paese. Noi dobbiamo eliminare nei comuni, nelle regioni, nello Stato, il contratto a tempo indeterminato per i dirigenti. Non esiste da nessuna parte. I dirigenti, nella mia esperienza di sindaco, e lo dico in maniera chiara, i dirigenti sono uno dei punti di caduta della qualità amministrativa delle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno, insieme ai limiti della classe istituzionale. Quindi noi dobbiamo riprendere un cammino che va anche in questa direzione. Dobbiamo fare forti investimenti sulla pubblica amministrazione. Purtroppo nel nostro paese in questo momento anche questo non si fa. Personalmente, appena diventato sindaco nel 2004, riuscì ad intercettare due delibere CIPE del 2004 e del 2005 che consentivano di utilizzare un 10% di risorse destinate alle città. Quello fu un momento in cui c'erano dei fondi che andavano direttamente alle città, per un 10% per l'immateriale. Lo utilizzai per costituire un ufficio di piano che metteva insieme 7-8 intelligenze che furono selezionate da due grandissimi nomi dell'urbanistica nazionale. Campos Venuto e Federico Oliva hanno fatto la storia dell'urbanistica italiana, che ci hanno consentito di costruire il regolamento urbanistico, di costruire il piano strutturale metropolitano. Esaurite quelle risorse, con i tagli poderosi e i limiti nell'assunzione di personale, ho dovuto rinunciare a quell'ufficio di piano che ci veniva riconosciuto come una delle grandi eccellenze che c'erano da Roma in giù nel settore dell'urbanistica, e avendo oggi grandi difficoltà a costruire percorsi di programmazione, perché anche la spending review, dobbiamo comprendere, è un qualche cosa che ha sicuramente senso quando si deve tagliare dove i soldi non servono, non ha senso quando invece si tagliano dove i soldi invece servono, e spesso si finisce col tagliare poco dove c'è comunque spettro e non consentire di avere le risorse dove invece servono, e servono molto nella selezione e utilizzo di personale, intelligenze di qualità che operano in quella direzione. Uno dei frutti di quella grande stagione di programmazione nella mia città è stata la definizione di un programma Potenza 2020, che era il punto d'arrivo e di sintesi di vari momenti di programmazione nella viabilità, nel sociale, nell'urbanistica, nella protezione civile ed altri settori, che ha rappresentato lo strumento con il quale noi ogni euro possiamo immaginare di dire che viene speso in una visione complessiva. Da quel grande progetto abbiamo estrapolato tutte le opere che abbiamo candidato come primo passo di un progetto complessivo per l'utilizzo dei fondi europei 2007-2013. La possibilità di avere quel progetto approvato in Consiglio Comunale, una visione unitaria, ha consentito alla mia città di essere la prima in Italia, una tra le 28 del Piano Nazionale Città, e la prima a partire su un investimento di 70 milioni di euro nella edilizia sociale e nella riqualificazione del quartiere di cui vi parlavo prima, Bucaletto, di grande marginalità. Quel piano ci ha consentito anche di partecipare a un bando del MIT nel settore delle infrastrutture e vincerlo su 400 città, 4 in Italia, Milano, Bologna, Potenza, un'altra città che non ricordo, per 11 milioni di euro per intervenire a rimuovere nel settore infrastrutturale alcune barriere urbane
che erano rappresentate da tre passaggi a livello che in piena città, in piena area urbana, delle grandi problematiche con per il traffico. Quindi per dire, la programmazione è importante, bisogna intervenire sul personale, ci vogliono i partiti, insomma abbiamo bisogno di una grande evoluzione complessiva. La ricetta non è un atto, la ricetta è un percorso, è un grande cammino che dobbiamo compiere. Se qualcuno pensa che facendo quell'atto, o se qualcuno pensa che noi sindaci con una delibera risolviamo i problemi del lavoro di una comunità, diciamo sciocchezza. Invece dobbiamo comprendere che ci sono percorsi, anche un viaggio di mille miglia inizia con un passo, disse Kennedy. È esattamente quello che oggi ci dobbiamo ripetere noi in una condizione difficile come quella di qui. Grazie davvero.